Salve, siamo qua per parlare del nuovo progetto Virgilio rilegge la città. E per caso sa dirci un po', cioè parlarci un po' delle origini del progetto, quindi come, quando è nato e quale scopi aveva? Sì, il progetto è nato tanto tempo fa, devo dire, nel corso naturalmente le lezioni che ho tenuto presso il liceo Virgilio in questi anni in cui abbiamo parlato di storia della città e di storia dei suoi monumenti e delle costruzioni che si sono stratificate attraverso i secoli. E questo tipo di corso di storia dell'arte è sempre stato finalizzato a cercare di trovare dei collegamenti con il contesto, quindi non ci siamo mai finalizzati alla sola opera, allo studio della sola opera artistica, ma abbiamo cercato sempre di contestualizzarla all'interno della città e attraverso i secoli, negli stessi, diciamo, confini attraverso cui, in cui è stata concepita. Quindi, ecco, nel 2015, però, in occasione dell'Expo, abbiamo voluto concretizzare questo tipo di progetto. E sviluppando proprio una ricerca allargata sul campo. E gli autori sono stati i miei studenti, e gli studenti di alcuni miei colleghi professori. E sa per caso dirci come si sono coordinati i lavori? Sì, dunque, erano circa 12 classi che lavoravano su questo. E, beh, io ero coordinatore e ho guidato un po' le ricerche. E si trattava soprattutto di sopralluoghi sul campo, a Milano naturalmente. Alla ricerca di opere che magari anche meno note, non per forza delle architetture d'eccezione, ma anche monumenti magari diciamo, non secondari, ma di una certa importanza storica. Ecco, la cosa importante è stato sviluppare una scheda di rilievo di tipo scientifico, effettivamente, che ho dato in mano ai ragazzi. I miei colleghi hanno fatto altrettanto, ci siamo un po' divisi i compiti secondo le epoche storiche. Naturalmente partivamo dall'epoca romana, arrivavamo fino ai nostri giorni, quindi è stato un lavoro insomma molto corposo, devo dire. E, questa scheda era molto tecnica, posso dirlo, anche se è stata usata da ragazzi non delle prime, ma già dalle seconde, quindi di 14, 15, 16 anni fino a 18, 19. Una scheda che potrete poi vedere sul sito, che mirava a sviluppare tutti gli aspetti sinteticamente di un'opera, cioè dalla datazione, attribuzione, autore, localizzazione nella città, stile, periodo, e poi si passava alla descrizione tecnica, cioè la ricerca degli elementi fondamentali, cioè la planimetria, gli elaborati grafici che la descrivono, planimetrie, disegni. Di alzati, di prospetti, sì, dobbiamo trovare se c'erano, se era possibile ritrovarli, e poi lo studio dei materiali, delle tecniche costruttive, insomma una cosa abbastanza impegnativa. Che cosa facevano di loro, gli originali, i ragazzi? Dovevano, non potevano ridisegnarla, non avremmo potuto pretendere questo, ma abbiamo preteso un rilievo fotografico, ecco, era basato sul rilievo fotografico la ricerca. Corredata a tutto il resto degli allegati di cui stavo accennando. E alla fine i risultati sono stati all'altezza delle aspettative? Ma direi di sì, perché sono state raccolte 300 schede, tra tutte quelle che poi sono state selezionate, erano anche di più, e con l'aiuto di una squadra poi di ragazzi della Quinta che si è impegnata nella redazione anche di un sito web che poi è stato linkato a quello della scuola. Abbiamo pubblicato questo insieme di lavoro, questo patrimonio di schede di ricerca analitica e l'abbiamo collegato a delle mappe storiche che descrivevano i vari periodi della storia di Milano, dall'epoca romana attraverso i secoli medievale, rinascimentale, siamo arrivati fino ai giorni nostri. Quindi è stato fatto tutto questo lavoro molto grosso di collegamento della scheda di descrizione alla mappa. Ok, e secondo lei esiste qualcosa di simile già esistente come questo Allora, sito? come risultati appunto di tipo tecnologico, così come siti web, no. E neanche, devo dire, come pubblicazioni cartacee.
tranne che una raccolta di carte storiche del Comune di Milano, che è stato un po' l'origine del nostro materiale, tra le fonti, insomma, predilette che abbiamo usato, e una raccolta di mappe storiche del Comune dove erano individuati dei monumenti, delle architetture importanti, diviso per secoli. E poi devo dire anche il volume del Touring Club italiano su Milano, le varie guide, la guida rossa su Milano, che è diciamo, una specie di elemento fondamentale, che è articolato anche questo per epoche. E a questo ci siamo anche ispirati, l'abbiamo consultato più volte. Ecco, la cosa importante è che io ho sempre cercato di raccomandare agli studenti di citare le fonti, questo è ineliminabile, quindi hanno imparato a citare le fonti e la bibliografia o la sitografia che utilizzavano, in modo che fosse tutto verificabile. Ok, quindi oltre a questi che ci ha appena detto, altri consigli per il sito, per concludere? Altri consigli? Beh, innanzitutto attualmente è possibile vedere e consultare il sito linkato al sito della Scuola Virgilio, del Liceo Virgilio. È da migliorare ancora, ci sono alcune pagine che non sono del tutto terminate, devo dire, perché ci sono sempre problemi tecnici e la documentazione è anche da integrare, da arricchire, si potrebbe, perché Milano offre tantissimo. Ecco, noi ci tenevamo tantissimo a mostrare le bellezze della città e il suo valore, il suo patrimonio inestimabile di conoscenza e di repertorio artistico. Ok, perfetto. Va Grazie mille bene? per la sua disponibilità.